Il tuo aspetto può rivelare tanti segreti oscuri sulla salute, sulla personalità e persino sulla potenza cerebrale. Proprio così, gli esperti sono sicuri che questi tratti possano dire di più sulla tua intelligenza rispetto al più difficile test del QI. Quindi scopriamo quanto intelligente sei veramente. La testa. Sorprendentemente, il principio che dice grande testa uguale grande cervello ha senso nella vita reale. Ma la ragione principale è molto più complicata di quanto pensi. Le persone con teste più grandi, di solito, hanno la densità di neuroni nel cervello che, naturalmente, rende il lavoro più veloce ed efficiente. Quindi è ora di smettere di odiare la tua grande testa e di esserne orgoglioso. La forma del viso. L'unica volta che pensiamo alla forma del viso è quando vogliamo un nuovo e audace taglio di capelli. Ma in realtà può dire molto sulla tua personalità. Jean Ayner, l'autrice del libro The Wisdom of Your Face, è sicura che le persone con un viso a forma di cuore abbiano eccellenti capacità creative. Le persone con una forma del viso rettangolare, quadrata e triangolare sono più logiche e orientate al successo. Le persone con un volto a forma di diamante sono estremamente perfezioniste. Le persone con un viso ovale sono accoglienti e calorose, e le persone con un viso tondo tendono a prendersi cura degli altri. Dopotutto, conta anche l'intelligenza emotiva, giusto? La fronte. Una grande testa è spesso accompagnata da un'ampia fronte. Un altro segno di eccezionale intelligenza. Secondo la famosa lettura cinese del viso, una fronte a 5 dita significa grande intelligenza e abilità. Queste persone sono studenti svegli che non hanno bisogno di spiegazioni e finiscono sempre le attività più velocemente di chiunque altro. Alcuni specialisti pensano addirittura che abbiano il sesto senso. Intrigante. Gli occhi. A quanto pare, gli occhi sono la finestra non solo dell'anima, ma anche del QI. E, secondo gli scienziati, gli occhi azzurri sono i grandi vincitori. Pensaci. Tonnellate di famosi geni, Stephen Hawking, per esempio, hanno dei bellissimi occhi blu profondi. Quindi deve esserci del vero in questo. Tuttavia, gli occhi blu sono molto più sensibili rispetto agli altri. Si vince un po', si perde un po'. Il naso. Già nel XIX secolo ci fu una pseudoscienza molto affascinante chiamata nasologia. Fondamentalmente, questi specialisti hanno cercato di collegare alcuni tratti caratteriali alla forma del naso di una persona e alcune delle loro intuizioni si sono rivelate giuste. Ad esempio, un naso romano o aquilino era considerato segno di intelligenza. Queste persone sono brave a prendere decisioni svelte e importanti. Quelli con un naso diritto, d'altra parte, sono più interessati alle arti. E infine, si credeva che ragazzi e ragazze con narici ampie avessero profonde capacità cognitive e menti serie. Le labbra. Un paio di anni fa, degli specialisti della Repubblica Ceca hanno deciso di condurre uno studio massiccio. Hanno scattato foto a 40 donne e 40 uomini e gli hanno chiesto di fare un test del QI, cercando di trovare solide connessioni tra le apparenze e la potenza cerebrale. Sfortunatamente, le donne non hanno dato nessun risultato concreto, mentre i risultati degli uomini hanno riservato qualche sorpresa. Apparentemente, i maschi con labbra sottili e sorridenti sono grandi intellettuali. Aspetta, sono io! Complimenti a tutti i ragazzi con labbra sottili come me! Il mento. Lo stesso studio ceco afferma che gli uomini brillanti non hanno un mento quadrato come gli eroi dei grandi film. Invece, hanno menti fini e appuntiti. Un grande mento è anche un grande no, secondo i ricercatori. Lo collegano con un QI medio e a una mente non così sveglia. Le orecchie. La completa simmetria delle orecchie non è così comune, ed è probabilmente meglio così, dal momento che gli studi dicono che una mancanza può essere un segnale di una mente sveglia. Nel 2012, gli scienziati britannici hanno scoperto che le persone che hanno un lobo più lungo rispetto all'altro sono leader migliori. Queste persone uniche mettono gli altri al primo posto e usano il loro cervello per migliorare il mondo. La stessa cosa vale per le dita, e tra poco ci arriveremo. Le mani. Ci sono solo due tipi di persone nel mondo, destrimani e mancini. Tecnicamente ci sono anche un paio di geni che possono facilmente commutarli quando vogliono, ma dimentichiamoci di loro per un secondo. Quindi chi è in realtà più intelligente? Scusate destrimani, ma questa volta non siete voi.
Il fatto è che i mancini, di solito, hanno un corpo calloso più grande, che gli consente di elaborare le informazioni molto rapidamente. Aiuta anche il fatto che l'emisfero destro del cervello sia altamente sviluppato. Quindi immagino che i mancini vincano questo round. Le dita. Ricordi come ti ho detto che la simmetria delle dita è un segnale di una mente brillante? Bene, è in realtà collegato alla loro lunghezza. Uno studio che è stato pubblicato sul British Journal of Psychology ha affermato che i ragazzi con indici più piccoli sono generalmente migliori in matematica. Per le ragazze è un po' diverso. Devono avere un indice anulare più piccolo per essere considerate più intelligenti. Il girovita. Non è un segreto che una figura clessidra è la più desiderata tra le donne di tutto il mondo. Ma lo sapevi che le donne di questo tipo sono tra le più intelligenti? Dei ricercatori americani hanno osservato circa 16.000 donne e hanno scoperto che più grande è la differenza tra la vita e i fianchi di una donna, più intelligente è. Questo è grazie ad un più alto livello di acidi grassi, omega 3, che possono migliorare le capacità mentali. Ma aspetta, c'è di più! Questi stessi acidi grassi possono, in qualche modo, aumentare il potere cerebrale di un bambino quanto nella pancia della mamma, se lei ha una figura clessidra. Wow, il corpo è una macchina meravigliosa! Il seno. Scusate ragazzi, ma questo è per le signore. Non è un segreto che la società leghi inconsciamente dei grandi seni a un'intelligenza inferiore, ma la scienza dimostra che ci siamo sempre sbagliati. Uno studio dell'Università di Chicago, che comprendeva non meno di 1200 donne, ha scoperto che le donne con seni più grandi hanno un QI più alto di circa 10 punti. Un motivo in più per non dar retta agli stereotipi. I peli sul corpo. La dottoressa Aikarakudi Alias, che ha lavorato anni per scoprire la connessione tra i peli del corpo e l'intelligenza, è giunta a una semplice conclusione. I peli corporei più folti significano un QI più alto. Apparentemente, un petto peloso è molto comune tra i medici e altri professionisti con un'elevata istruzione. Inoltre, i maschi pelosi sono studenti migliori. Chi lo sapeva? L'altezza. Se ti senti insicuro perché sei molto alto, ecco qualcosa che ti tirerà su di morale. Un team di ricercatori dell'Università di Edimburgo ha trovato un forte legame tra i geni che determinano l'altezza e quelli responsabili per una grande intelligenza. Alcuni specialisti ritengono che tutto ciò sia dovuto al fatto che, in passato, le persone più alte avevano più opportunità di essere dei leader, riuscendo così ad avere accesso a maggiori informazioni. Beh, non è giusto. Il peso. Ora, quando si tratta di peso, non sentirai grandi rivelazioni o sorprese. L'unica cosa di cui gli esperti sono preoccupati è la minore quantità di materia grigia e bianca in certe aree del cervello di persone in sovrappeso. E questo significa solo una cosa: una mente sana vive in un corpo sano. Quindi abbi cura di te, rispetta il tuo corpo e raggiungerai un equilibrio mentale. Certo, è stato un elenco molto divertente, e se non hai nessuna di queste caratteristiche, questo non significa che tu non sia intelligente. Dopotutto, sei tu il solo responsabile della tua intelligenza, giusto? Quindi, leggi dei libri, fai molte domande, esplora il mondo e puoi diventare chi desideri. Quindi, cosa ne pensi? Qual è il modo più semplice per misurare l'intelligenza di una persona? Fammi sapere nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai a questo video un mi piace, condividilo con un amico, e qui ci sono alcuni video più interessanti da provare sul lato positivo della vita.